Buongiorno, bentornati qua nella nostra galassia. Prima di iniziare il video volevo ricordarvi di iscrivervi al canale se non lo siete già e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei nostri video. Oggi patch note 1.0.4 è lunghissima la patch note, quindi questo video è diviso in due: la prima parte con tutte le varie patch, quindi tutte le aggiunte o le modifiche fatte direttamente al gioco, e la seconda parte, quindi se volete vedere la seconda parte andateci direttamente. Vi lascio il link in descrizione oppure qua. Eh, qua sopra dovrebbe uscire il cosino grigio dove cliccarci sopra per la parte del secondo video dove ci sono invece tutti i cambiamenti ai vari strali e ce ne sono veramente una quantità industriale. Comunque, iniziamo subito. Iniziamo con le missioni leggendarie, quindi le due nuove caratteristiche principali che sono andate ad inserire in Anthem sono le missioni leggendarie rigiocabili con un livello di difficoltà. Aumentabile e di conseguenza possono essere giocate quante volte si vogliono senza alcun problema. Ovviamente queste missioni offrono una nuova sfida e devono essere affrontate con un gruppo ben armato e ben coordinato. E la seconda nuova caratteristica di cui in realtà abbiamo già parlato negli altri video sono le casse Elysian, cioè andare a Fare la challenge giornaliera per prendere la chiave per la cassa Elysian e poi andarla a droppare nelle roccaforti alla fine, direttamente dal boss, per poterla aprire. Vi ricordo che, dentro le casse Elysian, si vanno a trovare eh, gli oggetti di vanità, quindi gli oggetti cosmetici unici, non i pezzi di armatura, ma tutto il resto. Quindi eh, pose vittoriose, vinili, emote, gli arrivi, quindi quando si entra in missione, tutto quello si possono trovare, ce ne sono 67 nuovi e ogni volta che noi andremo ad aprire una cassa Elysium se ne troverà uno differente, quindi non c'è il problema della duplicazione. Cambiamenti ovviamente anche al bottino. Principale sono i forzieri che ora hanno la possibilità di rilasciare oggetti aggiuntivi e materiale di crafting. Questo ovviamente in qualsiasi cosa noi andiamo a fare: roccaforti, free play o missioni. In più e inoltre, sia in GM1 che tutte le creature apice del mondo di gioco di Anten, quindi titani, ursix, eh, furie, eh, eccetera eccetera, possono e hanno la possibilità sempre di rilasciare un bottino aggiuntivo. Inoltre in GM1, come dicevo, e superiore, tutti i boss delle roccaforti possono lasciare oggetti masterwork e adesso anche leggendari. Finalmente sottolineerei. Aggiunte Nvidia eh, si è aggiunto l'NVIDIA Highlights che c'è in molti altri giochi, in pratica NVIDIA automaticamente registra le clip di gioco che vanno a registrarsi su determinate cose, per esempio quando si sconfiggono creature leggendarie, esecuzioni multiple, eh, sconfiggi certe creature grandi, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, in pratica sono tutti gli highlights del gioco che automaticamente NVIDIA vi va a registrare, molto comodo soprattutto per chi fa YouTube come me o comunque creator. In passazione, invece, per il PC è stato aggiunto, come si era già detto in precedenza, il field of view, quindi la FOV, per qualsiasi azione. Quindi volo, pilota, nuoto, a terra, mentre si spara, in pratica è stato veramente aggiunto l'opzione di FOV a qualsiasi cosa. Ottimo! E in più hanno ridotto anche il timer della FK, quindi da 10 minuti a 5. Se si sa, 5 minuti in FK si viene buttati fuori. Detto questo, altro supporto Nvidia sono finalmente state inserite le DLSS. Sai, tanta grande cosa perché per gente come me che alla 2080 ha speso un sacco di soldi per prendersi la serie 20, questa cosa rende tutto molto molto più bello e dovrebbe anche aumentare, tra le altre, gli FPS in gioco. Per quanto riguarda invece le prestazioni, ovviamente c'è stata un'ottimizzazione di conseguenza sono state andate ad ottimizzare lui, il tempo meteorologico, le ore del giorno e anche alcuni livelli art eh, di alcuni animali. Quindi, e di alcune animazioni. Quindi, dovrebbe essere stato ottimizzato un po' tutto l'effetto grafico che noi abbiamo in Antem, soprattutto quando magari c'è la tempesta o la pioggia. Questo forse è invece il cambiamento più grande e più sentito di, tutto, di tutta la community e cioè non ci saranno più i caricamenti della fucina quindi quando si va in fucina si entra automaticamente senza aspettare il caricamento sperando che ne tolgano altri perché ce ne sono veramente una quantità industriale che non hanno senso di esistere e continuiamo così brava BioWare per quanto riguarda invece i bug e i problemi, sempre riguardanti ovviamente il gioco e non agli strali in sé, sono state risolte praticamente una miriade di fix che erano nel Cuore della Furia, e nel Tempio di Scar e anche nella Regina, quindi nelle Roccaforti varie Eventuali sono stati praticamente risolti quasi tutti i problemi e soprattutto sono state tolte i muri di nebbia, quelli dove ovviamente il giocatore quando moriva e responava rimaneva incastrato. Ottima cosa, era veramente fondamentale perché era molto molto frustrante, soprattutto nel Tempio di Scar dove... Uh, si rimaneva incastrati dopo che tre giocatori avevano oltrepassato il muro di nebbia e questo spuntava fuori, è successo a me personalmente e mi ha dato leggermente fastidio, bisognava uscire e rientrare nella missione, cosa assurda, anche per le missioni sono stati ovviamente eseguiti dei uh, fix e sono state migliorate le prestazioni su Xbox One X uh, in, uh, in una determinata missione che era Sin The Dark che dava a quanto pare molti 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 problemi. Iniziamo a parlare dei gear dell'abilità, o meglio dei fix dei gear dell'abilità per quanto riguarda tutti i valori di percentuali sbagliati eh, di tutti gli oggetti Masterwork, quindi mitici per quanto riguarda eh, in italiano, sono stati praticamente aggiustati tutti i valori eh, percentuali e soprattutto sono stati anche cambiati nella fucina. Tutti quei valori che mostravano stato quando in realtà volevano dire effetto. Quindi effetto acido, ghiaccio, fuoco e elettrico. Prima erano stato acido, stato ghiaccio, stato fuoco, stato elettrico. Ehm... È un'ottima cosa. In realtà. Non sono grandi bug e fix sono soltanto state cambiate determinate cose, e tutte le cose funzionavano, erano solo ed esclusivamente effetti visivi, quindi le percentuali visivi e le percentuali in cui cioè, e l, l, eh, tutte le frasi scritte in italiano tradotte in italiano, che erano un po' fatte con il culo. Per quanto invece in, riguarda i componenti degli strali, anche qua ci sono dei fix. Eh, sia dello Storm per il Marco Fruine e eh, l'Amulet of Winter che ora dovrebbero applicare rispettivamente e correttamente i rispettivi bonus, mentre prima non lo facevano. È stato anche risolto il mark of clarity dello storm, che mostrava il tempo di recupero errato, che era sempre zero ora lo mostra correttamente, che è un secondo. È risolto il problema per quanto riguarda le iscrizioni eh, per il doppio taglio dell'interceptor quindi aumenta tutti i danni inflitti da x percentuale della base riduce la resistenza dei danni della x percentuale in pratica questo era eh, il testo eh, corretto anche il testo di diversi eh, oggetti mitici che causavano valori percentuali completamente errati eh, per esempio il badge of devastation l'emblema della distruzione eh, risolto il problema in cui la schermata eh, del colosso non garantiva correttamente l'armatura aggiuntiva e gli scudi in pratica sono stati sistemati tutti quei bug e quei problemi dovuti a determinate abilità che noi andavamo ad utilizzare soprattutto a quanto pare dello storm che erano quelle più buggate di tutti come ultimi aggiustamenti e poi passiamo all'altro video e quindi questo finisce sono stati uh, risistemati alcune armi per esempio uh, il thunderbolt di Venia di Venia eh, in cui non scalava correttamente con lo Storm, quindi con l'abilità dello Storm, eh, stessa cosa l'Artinias la Gambit eh, che ehm, aveva un effetto che non risultava corretto, e quindi è stato sistemato. Idem come sopra, il Relentless, in pratica la pistola, ehm, la miglior pistola bilanciata in questa classe. Quando si ricaricava in teoria doveva detonare i colpi, in pratica non lo faceva, adesso invece lo fa in una determinata area, quindi dovrebbe essere stata sistemata anche quella. Per quanto riguarda invece ulteriori bug fix degli storm, per quanto riguarda la salute praticamente era sempre comunque stata buggata, adesso dovrebbero essere stati risolti la maggior parte dei problemi dei bug della salute. Con questa è la prima parte della patch note, passiamo alla seconda con il prossimo video, spero di esservi stato utile, di avervi informato per la maggior parte di quello che hanno inserito in questa patch note 1.4, vi lascio comunque in descrizione dove potete trovarla, direttamente dal sito ufficiale è in inglese quindi dovrete tradurla anche voi. Con questo è tutto, GG a tutti quanti, ci vediamo con il prossimo video.